Buongiorno e ben trovati a Indovina dove sono dal vostro Samuele. Oggi 9 febbraio 2019, sì. Ragazzi, allora innanzitutto grazie. Grazie per il grandissimo successo che abbiamo avuto con il serale. È stato bellissimo, è stata la prima puntata, devo ringraziare le coppie che sono venute naturalmente a giocare con noi. Ci siamo divertiti tantissimo e dopo vi dirò il prossimo appuntamento che slitterà di una settimana, ma poi vi spiegherò le motivazioni. Noi siamo famosi, ormai, tra virgolette famosi, perché normalmente andiamo sempre in evoluzione, cioè cerchiamo sempre di trovare delle soluzioni alternative a quello che noi già facciamo. Allora, una cosa fondamentale è che il nostro programma non si ferma mai. Ora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo pensato di scindere i due programmi, cioè quello che andrà di pomeriggio avrà dei giochi, quello che andrà la sera ne avrà completamente degli altri. Quindi di conseguenza sarà ancora più avvincente perché nessuno conoscerà i giochi fino alla prossima puntata. Quelli di giorno, cioè quelli del pomeriggio, ormai li conoscete, tra Puzzle VIP, Rebus, Indovina chi sono, quindi insomma, quelli ormai li conoscete. Però quelli della sera li conoscerete la prima puntata, che sarà non il prossimo martedì, bensì martedì successivo. Se sbaglio non faccio il 19. Allora, però oggi abbiamo una grandissima, ma grandissima sorpresa, che non ve la dico subito. Prima passo ai soliti ringraziamenti. Ringrazio il nostro editore, Giuseppe Mazzaferro, che ci permette, e fa con tantissimi sacrifici, di sviluppare questo nostro programma. Ringrazio naturalmente il nostro regista, anzi è il mio regista, perché in tutte le mie trasmissioni, non so se è una condanna per lui o per me, però naturalmente noi andiamo d'accordo, quindi non c'è problema. Il mio grandissimo amico Antonio Riggio, e poi devo ringraziare il me, vedete, anche lui, vedi, sì, autocelebra, e poi devo ringraziare, grazie Antonio, sei sempre il numero uno, e poi devo ringraziare lo sponsor, il nostro main sponsor, che è la Terzo Millennio di Mimmo Gutta, che ci informa che la nuova offerta comprende la vendita di tutte le giacche invernali uomo a euro 49,90 fino ad esaurimento delle scorte. Ricordiamo, Terzo Millennio di Mimmo Gutta, abbigliamento uomo Corso Garibaldi 218 Siderno, dove troverete abiti per cerimonia sposo, calzature, accessori, maglierie, camiceria, ginseria, giacconi, giubbotti e tutto quello che riguarda la moda uomo. Quindi Millennio Gutta chiocciola tisca .it, la sua mail, il numero telefonico è lo 0964 384 037. E adesso vi devo spiegare, vi devo dire una grande cosa. Allora, voi mi avete sempre visto solo qui e dirà e direte, ce lo domandiamo anche noi, perché oggi io vi do una grandissima sorpresa. Oggi io, non ci crederete ragazzi, non sono solo, ma ho una valletta incredibile. Regia, puoi allargare l'immagine gentilmente? Eccola qua, e come per magia, eccola qua! Guardate che valletta che ho! Allora, però, io sinceramente ancora non ho capito come si chiama. Glielo vogliamo chiedere? Glielo chiedo io per voi. Ciao, come ti chiami? Nadia. Ah, ma tu sei Nadia! Ah, e lei è la famosa Nadia che tutti conosciamo. Ciao Nadia, come stai? Bene. Bene? Senti amore, ma quanti anni hai? Dici, diglielo. 5. Non è vero, ne hai di più. Quanti anni hai? Dimmi la verità. 5. 5? E sei Nadia? Da dove vieni? Da San Giovanni. Da San Giovanni, amore. Guarda, guarda come sei bella. Lo vedi? C'hai una capigliatura bellissima. Ma chi è stato a farti questi capelli? Dimmi. Una parrucchiera. Una parrucchiera? È molto brava questa parrucchiera. Vero? Allora, Nadia mi aiuterà per lo sviluppo del programma e sarà la mia valletta, quindi quando voi chiamerete naturalmente risponderemo io o Nadia e voi farete le domande sia a me che a Nadia, e Nadia giustamente mi aiuterà, mi aiuti, vero? Ok, perfetto, quindi Nadia mi aiuterà. Nadia, sei pronta? Iniziamo? Cosa dici? Siamo pronti? Dammi il 5? Ok, andiamo. Primo gioco, andiamo con Indovina dove sono, vai. Ok, vediamo. Il nostro regista la sta preparando, andiamo col luogo prima. Ok, e questa è una strada che potrebbe essere casa mia. Vabbè, noi andiamo a vedere. Allora, andiamo a dire che questo posto è il numero in sovraimpressione per telefonare. Questo posto deriva praticamente dal greco ed è un comune italiano di circa 400 abitanti nella città metropolitana di Reggio Calabria. La religione più diffusa è quella cattolica di rito romano.
La città fa parte della diocesi di Oppido Mamertino e del vicariato di Polistena. Il territorio comunale attualmente appartiene ad un'unica parrocchia intitolata a San Nicola Vescovo. Sempre in ambito del cattolicesimo è presente in questo posto un istituto religioso femminile composto dalle figlie di Santa Veronica missionaria del Volto Santo. Mamma mia, che nome! L'economia del paese si basa in buona parte sull'agricoltura, quindi vino, olio d'oliva e agrumi. Vediamo un attimo chi c'è in linea. Vediamo, pronto? 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 Non si sente bene. Pronto? Martone. Ciao, da dove mi chiami? San Giovanni di Gelaggio. San Giovanni di Gelaggio, come ti chiami? Vincenzo Orlando. Ciao Vincenzo. Allora Vincenzo, senti, secondo te di che paese stiamo parlando? Martone. Vediamo cosa dice il nostro regista. No, no, mi dispiace. Ci sentiamo dopo. Nadia, la prossima era, chiamava, lo conosci? Secondo te, perché chiamava dal tuo stesso paese, mi sa. Lo conosci secondo te? Non si dice, non si può, è un segreto. Non sappiamo. No, non sbilanciamoci. Ok, andiamo a vedere chi c'è in linea. Chiediglielo tu se c'è in linea. Pronto? Diglielo. Chi sei? Sono Miriam. Ciao Miriam, come stai? Salutala che c'è Miriam. Ciao. Ciao Miriam. Ciao. Allora, l'hai vista che c'è? Hai visto chi ci abbiamo qua? Sì, sono un po' gelosa. Ah, hai sentito? È un po' gelosa, ma che faccio io? Devo invitarla pure a lei, la metto qua, una da una parte e una dall'altra. Cosa dobbiamo fare? La invitiamo, Nadia? Sì. L'avevo detto prima. Nadia è venuta, effettivamente. Miriam è venuta prima di te. È venuta un po' di mesi fa, è vero. Miriam, ciao amore. Allora, hai indovinato di che paese stiamo parlando? Africo? Vediamo se Africa. Vediamo? No, ancora non ci siamo. Niente. Ciao Miriam, ci vediamo dopo. Allora. Niente, non hanno indovinato. È difficile, capisci? Ancora non ho letto tante cose, però vediamo un po' se riusciamo ad andare avanti. Allora, andiamo a parlare. Il sindaco si chiama. Vediamo chi c'è in linea, aspetta. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Ciao Samuele, sono Franco. Ciao Franco, come stai? Ciao! Bene, già. Allora Franco, innanzitutto grazie per la tua partecipazione al gioco serale. Grazie veramente. Grazie a te di darci questa opportunità e di farci vedere anche in televisione. Figurati, è tutto un piacere. Hai visto che oggi non sono da solo? L'ho vista la signorina, bellissima. Saluta Franco, digli qualcosa. Ciao. Ti visto? Franco è il nostro amico, l'abbiamo visto l'altra volta in televisione. Te lo ricordi quel signore che era in televisione con noi? Quello è il signor Franco. Allora Franco, allora, hai indovinato di che paese stiamo parlando? Ci provo. Bova? Vediamo Nadia, secondo te è Bova? No. Secondo Nadia no, effettivamente Nadia ha ragione. Non è Bova, effettivamente no. Aspettate che devo darvi ancora degli indizi. Ci sentiamo dopo, Franco. Va bene. A dopo. Ciao. Allora, andiamo a leggere qualche altro indizio. Andiamo. Allora, il sindaco si chiama Vincenzo Cavallaro ed è in carica dal 2013. I comuni confinanti sono Laureana di Borrello, Limbadi, Mileto, Nicotera, Rosarno, San Calogero e Serrata. Poi cosa possiamo dire? Il patrono è San Nicola di Bari. Non è il cantante? Ok. Allora abbiamo detto che è in provincia di Reggio Calabria. Vi ho detto che il sindaco è in carica dal 2013 e si chiama Vincenzo Cavallaro. Hanno fatto sì. No, ancora no, adesso lo sosteniamo che lo faranno. Vediamo un po' che c'è lì, chiedilo. Pronto, chi sei?
Ciao Nadia, sono Caterina. Hai visto? Ti ha riconosciuto. E ha detto ciao Nadia, sono Caterina, ha detto. Ti ha riconosciuto, hai visto? Ormai sei diventata famosa. A posto. Allora, ciao Caterina, come stai? Ciao. Tutto bene, grazie. Tutto bene. Senti Caterina, da dove ci chiami, scusami? Da Caterina. Da Gioiosa. Da Gioiosa. Ok. Allora, Caterina, secondo te di che paese stiamo parlando? Candidoni. Candidoni o Candidoni? Io sinceramente non conosco. Vediamo un po' cosa dice il nostro regista. Non lo so io. Vediamo. Hai indovinato, hai visto Nadia? Hai visto che hai indovinato? È stata bravissima Caterina. Brava Caterina, vinci il gadget offerto. È stata Nadia a portare fortuna. È stata Nadia a portarti fortuna, naturalmente. Ascoltami, Caterina, tu sei anche la prima che gioca al gioco per quanto riguarda il super premio finale. Allora, qua tu vedi tre libri, li vedi? Sì. Ok, perfetto, ne devi scegliere uno dei tre. Quindi o il primo, o il secondo, o il terzo. Il primo. Il primo, questo qua. Ok? Sì. Perfetto, ok. Allora, togliamo gli altri due. Vado ad aprire la pagina. Ok? Allora, ricordatevi sempre che io vi indico la pagina che dovete indovinare. Ed è la pagina questa. Ok? Vi ho sempre detto che se voi prendete un libro e aprite la pagina, cioè il libro, alla vostra sinistra, ci saranno sempre numeri pari. Ok? Io ho scelto questa, ok? Io giro, mi dovresti dire il numero di questa pagina qua. In base all'indicazione che ti ho dato io. 138. 138? Ok, 138. Stai in linea fino alla fine del programma, perché se ti sei avvicinata o hai indovinato effettivamente 138, ti farò richiamare o richiamerai. Va bene? Va bene, ok. Grazie Caterina. Ciao! Perfetto, vedi? Hanno già indovinato, è stato bello, visto che sei stata molto brava, devo dire la verità. Non è stato facile, è stata molto brava. Ma tu la conoscevi? Ah sì! Ma il gatto ti ha mangiato la lingua? E allora dimmi qualcosa! Ah, ce l'hai la lingua! Ah, ecco! Allora, andiamo a vedere il prossimo. Regia, cosa dici? Ci facciamo un altro paese? Ma sì, dai! Andiamo in un altro paese. Allora, questo paese è un comune italiano di 670 abitanti nella provincia di Crotone, a 20 km dalla costa ionica e a 50 km dall'altopiano della Sila, e tra le comunità albanesi d'Italia, che conserva la lingua arberesh. Gli usi e le tradizioni dei padri esuli dall'Albania a causa della persecuzione turca nel XV secolo, a causa delle pressioni latine, ha adottato il rito romano rinunciando a quello bizantino. Non vi sono testimonianze di resti o reperti sulla sua esistenza in tempi antichi, ma pare che il borgo sia sviluppato nel XV secolo. Andiamo a vedere chi c'è in linea? Dai, chiedilo tu. Pronto, chi sei? Pronto, ciao, sono Angela. Ciao Angela, da dove mi chiami? Da Gioiosa. Da Gioiosa, la conosci pure lei? No, a lei non la conosci, sicuro? Sicuro, guarda, diglielo, diglielo. Non la conosci? No. Allora, Angela, Nadia tu la conosci invece, vero? Sì, sì, di vista sì. Famosa, come? Cioè, immagino che tu la conosca, vero? Ormai è diventata famosissima. Allora, sì, Angela, sì. Mi sai dire gentilmente di che paese stiamo parlando? Yunchi. Yunchi? Ok, vediamo. Ma Yunchi non credo sia in provincia di Crotone. Comunque, hai provato. Grazie Angela, alla prossima. Ciao. Ciao. E date la fortuna di no. Mannaggia, oh, stavolta non è stata fortunata, hai visto? Mannaggia. Allora, il borgo sorse intorno al 1530 nel feudo dipendente della famiglia Morano. Nei documenti il casale è citato anche come Crisma.
i cui abitanti, per ripararsi dall'invasione dei saraceni, dietro vita tre villaggi, oltre a questo naturalmente anche Trivio e Santa Venere. Più tardi fu popolato dagli albanesi e divenne un loro centro. Fra le frazioni ricordiamo San Nicola dell'Alto, che divenne comune autonomo nel 1904. Questo paese è fra i paesi che hanno conservato la cultura e le tradizioni albanesi, nonché la lingua, ma perso il rito greco-ortodosso. Oltre ai paesi Arberesh di San Nicola dell'Alto, vediamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Ciao Mimma, buongiorno. Pronto? E quante voti ci sono qua? Pronto? Sono Zada, che ti ho vinci da bianco. No, Giada, ciao. Guarda, Giada, ascolta, ti va di parlare un po' con Nadia? Ciao. Guarda che ti sta salutando, salutala. Ciao. Anche lei ti guarda, eh? Guarda, ti sta guardando adesso. Giada, mi senti? Sì. Ok, tesoro. Ascolta, tu da dov'è che ci chiami? Bianco. Da Bianco, guarda un po'. Anche io pensavo che fosse bianco. Non l'ho detto, però immaginavo che fosse bianco. Allora, senti, secondo te di che paese stiamo parlando? Mi ha fregato il lavoro. È per giunta farcite della maglietta? Carfizzi. Ah no, ha detto Carfizzi. Ok, esatto. Grande Giada. Beh, è stata bravissima e questa era difficilissima. Come... Senti, hai sentito? È contenta, ha vinto. Brava Giada, ma come hai fatto a scoprire Carfizzi? Chi te l'ha detto? Chi ti ha aiutato? Dimmelo. Zia. La zia ha detto. Zia. La zia. Mm. Ah, ok, ti ha aiutato la zia. Ah, perfetto. Ok, allora sono contento per te e per la zia. Senti un attimo, mi sai dire adesso il numero della pagina? Questo è importante, eh? Fatelo dire da zia, fatelo. 142. 142. Ok, non lo so io, tesoro. Non lo so se è vero, non lo so. Io ancora non le ho viste le pagine. Ok, ci sentiamo dopo, ok? Io invece sì. Tu lo sai? Io non credo. Non è vero, lo so solamente io. Ci sentiamo dopo, grazie. Ciao. Ciao, ciao, Giada. Allora, bravissima. Sei stata molto brava, eh? Dobbiamo dire che a dire esattamente Carfizzi, io Carfizzi. Tu lo sai dov'è Carfizzi? Io neanche. Io sinceramente Carfizzi. Sai che io una volta sono partito. Io è già da una vita che sono partito, da tanto. Io tre volte. Tu tre volte sei partita? Io da almeno 30 anni che sono partito. E dove sei andata? Io da 100 anni. Sì, e dove sei andata, dimmi? A Catania, anche ai Colli del Nonno. Scusate, voi, stiamo discutendo tra di noi, scusate. Dimmi. Catania, ai trulli del nonno Michele. C'è Michele c'è i trulli, il nonno Michele c'è i trulli? Ah però. E anche albanese. Albanese? Ma allora ragazzi, hai viaggiato più di me. Io al massimo sono andato a Roccella e poi sono tornato indietro. Vabbè. Ok, andiamo alla prova. Andiamo avanti. Allora, andiamo a vedere il prossimo. Vediamo un attimo. Cosa facciamo? Un altro paese? Sì. Beh, facciamo un altro paese, dai, ha deciso Nati. Allora, questo paese è un comune di 1160 abitanti in provincia di Vibo Valentia. Questo luogo si trova a 28 km a sud-est di Vibo Valentia ed è situato ad un'altitudine media di 258 metri sul livello tirrenico del mare. Faceva parte della comunità montana dell'Alto Mesima, insieme ai territori di Acquaro, un attimo, Arena, Dinami, Gerocarne, Ioppolo, Pizzoni, Sorianello, Soriano Calabro e Vazzano. Adesso trasformata in comunità montana Alto Mesima e Monte Poro, i paesi in essi rimasti sono Acquaro, Arena, Sorianello, aggregati a quelli del Monte Poro. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Ancora nessuno. Andiamo avanti allora.
Il suo nome significa zona boscosa. Ok, quindi tradotto il suo nome significa zona boscosa. Zona alberata. La tosse. Hai la tosse? Guarda, non è che me la, non è che me la attacchi. Solo come faccio? Poi, e deriva dal greco, ossia foresta. Non lo dico perché il greco io non lo conosco, quindi andiamo avanti. Fu casale di Arena e feudo dei Culcebret. L'abitato fu ricostruito due volte dopo il terremoto del 1783 e il terremoto del 1905. Vediamo chi c'è in linea. Pronto? Pronto? Sono sempre io, Samuele, Franco. Ciao Franco, ciao bello. Allora Franco, secondi, vai, vai. Di, secondo te di che paese stiamo parlando? Non so se poco. Dovrebbe essere Dasà. Ha detto Dasà. Io adesso lascio la giacca, okay, me ne vado e presenta lei. Cioè, praticamente mi dite che ci sto a fare. Lo vedete cosa vuol dire insegnare il mestiere agli altri? Bravo Franco! Effettivamente te l'ha detto pure lei. Te l'ha detto pure Nadia. Bravo, ti ha detto che paese è. Ormai è diventata una showgirl. Adesso io me brava, ne vado, brava, lo presenti tu. Brava. Perfetto. Allora, Franco, vinci naturalmente il gadget offerto dal Terzo Millennio. Allora, dimmi esattamente il numero della pagina. Qua è segreto, eh? Vai. 150. 150, numero pari. 150. Lo so che indovina. Non lo so neanche io, ragazza, non lo so. Effettivamente, non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Allora, dimmi. Franco, ci sentiamo dopo. Io devo parlare con la mia consulente, scusate. Dimmi. Facciamo finta di non saperlo. Effettivamente facciamo finta di non saperlo. Ok, andiamo alla prossima e andiamo a vedere un po' di ricetta. Dai, dai, un po' di ricetta. Andiamo a sentirci la ricetta, dai. Sì, mangiamo un po'. Dai, vai, vai che mangiamo, che guarda, guarda. A me mi piace quella pasta. Ah, sappiamo già che è una pasta, effettivamente inutile che diamo l'aiuto perché effettivamente lo si vede che è una pasta. Allora, questo tipo di pasta che giustamente ci dice la nostra amica e consulente e valletta e proprietaria Nadia, ormai è diventata tutto, è una pasta composta da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ingredienti. 10 ingredienti. Allora, scusa, hai visto, mi ha attaccato la tosse. Hai visto? Mannaggia, mi hai attaccato la tosse. Ridi, ridi, ora. Ora come faccio a presentare con la tosse? Ecco qua, a posto. Attenzione a casa, che pure a voi va arrivo. Ok. Allora, rivediamo l'immagine. Vediamo un po'. Eccola qua. Questo tipo di pasta... Ho fatto una magia. Hai fatto una magia? Eccola qua. Adesso vediamo se fanno la magia da casa. 10 ingredienti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono ingredienti, diciamo, molto facili di facile reperimento. Diciamo che se uno la guarda bene... Sa chi lo indovinerà. Chi lo sa? Adesso vediamo. Noi chiamiamo, aspettiamo... Chi lo sa? Chi lo sa? Come fa? Non si sa. Allora, vediamo un attimo come potervi aiutare. Allora, questo tipo di pasta è una pasta tipicamente invernale. E semplicemente perché è invernale? Perché ha degli ingredienti che si sposano bene con l'inverno. Aspettate che devo vedere. Allora. Ok. Mannaggia. Ok. Allora, voglio vedere esattamente chi riesce a... Ciao Samu, sono Giulia. 10 ingredienti. Brava, chi riesce a indovinare questi? 10 ingredienti. 10 ingredienti. Allora. Pronto? Pronto. Ciao Samu, sono Giulia. Giulia, la conosci che è Giulia? È quella che è venuta qua. Ti ricordi? Che ha vinto la trasmissione? Ah, è lei. La vuoi salutare? Lo so, quella che ha vinto 4 gadget. Ha vinto 44 gadget, non 4, magari 4. C'è il proprietario che non ti dico quanto bene le vuole. Allora, ciao Giuni, come stai? Ciao, tutto bene, grazie. Scusa, ciao Nadia. Hai visto che valore aggiunto c'ho oggi? Cosa, scusami? Hai visto che valore aggiunto oggi? È bellissima. Ragazzi, io
dovevo migliorare la trasmissione in qualche maniera. Ho puntato al massimo, cioè, ho dovuto fare del mio meglio. Allora Giulia, secondo te di che tipo di pasta si tratta? Dai. E sembrerebbero pennette con... No, aspetta, prima di dirmi con... Scusami. Allora, diciamo che sono penne, va bene, però hanno un nome particolare, si dice penne alla... Boscaiola? Ok, perfetto. Mi sai dire gli ingredienti? Sì, allora, penne... Sì. Funghi porcini. Ok. Cipolla. Certo. Aspetta, che tu non lo sai, vai. Sale. Sì. Olio. Va bene. Pepe nero. Va bene. Pomodorini. Oh yes. Aspetta che dico quanti ne mancano. Una, due, tre. Pancetta affumicata. Vai. Olive. Ne manca uno. Timo. E Timo. Vediamo un attimo cosa ci dice la regia. Sì. Sì? Oh, te l'ha detto Nadia che sì! Sì, oh! Ha vinto, hai visto? Visto che è brava? È riuscita a beccare 10 ingredienti su 10. Io non riesco a trovare manco la porta di casa mia tra un po'. Lei rivede, è riuscita a trovare 10 ingredienti su 10. È stata... Io non riesco a trovare più il mio paese. Vabbè, oh, dormirai qua, cosa vuoi che ti dico? Allora, Giulia, mi sai dire gentilmente il numero della vagina? Lo fai inquadrare meglio, per favore? Come no, eccolo qua, aspetta, che lo sposto. Aspetta. Dan 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 dan. 166. 166? Sì. Ok, 166. Vediamo, noi siamo qui, ci sentiamo dopo. Ok, ciao. Ciao, ora andiamo a sentire la famosa, che tutti vi dicono, voce. La voce misteriosa. Sei la numero uno, come sempre. Andiamo a sentire, vai. Beh, ovviamente la risposta, come dire, quella ufficiale, non è stata, come dire, positiva, ma non è stata neanche, non c'è stato neanche impedito di farlo il film. Così non ci sono stati dati aiuti da parte della polizia, ma non è stato neanche impedito di farlo. Io l'ho visto anche in presenza di persone che fanno questo mestiere e alla fine mi hanno detto sembri uno di noi. Allora, c'è anche questo. Ho sentito quello che diceva prima Maroni. Pronto? C'è anche questo, ma il film non ha... Pronto? Chiedi. Sono Giada. Di nuovo Giada. Oh. Madonna, questa qua vuole vincere tutto. Infatti, vuole vincere tutti i suoi gadget. Madonna, quasi quasi me ne vado. Tu che fai? Resti qua? Quasi quasi io dormo sotto il tavolo. Madonna, oh, questa Giada è troppo brava, non è che si può fare questa vita, però. Ok, ciao Giada, come stai? Vorrei tagliarmi la pancia. Bene! Bene tesoro, allora ascoltami. Siccome tu sei stata molto brava prima, sarai brava anche adesso. Secondo te di che voce si tratta? Alessandro Gaschiam. Amore, no. Io ti dico che piace. Sì. Non è che la vogliamo mandare a casa. Aspetta. Io Alessandro l'ho capito, il cognome no, però non si chiama Alessandro, quindi per logica non è. Ci sentiamo dopo Giada. Un bacio. Gasman. Va bene. Gasman, Alessandro Gasman, non l'avevo capito io. Ok. Ci sentiamo dopo, non è lui. Ok. Allora, andiamo a risentire la voce. Andiamo a sentire la voce, se no non posso indovinare. Via. Beh, ovviamente la risposta, come dire, quella ufficiale non è stata, come dire, positiva, ma non è stata neanche, non c'è stato neanche impedito di farlo il film, così non ci sono stati dati aiuti da parte della polizia, ma non è stato neanche impedito di farlo. Io l'ho visto anche in presenza di persone che fanno questo mestiere e alla fine mi hanno detto sembri uno di noi. Allora, c'è anche questo. Ho sentito quello che diceva prima Maroni. C'è anche questo, ma il film non ha... Infatti. Però questi sono bravi, oh. Questi sono bravissimi. Tutti sono pericolosi.
Su qua stanno tutti. Poco ci beccano come una papera. L'hai detto proprio. Pronto? Pronto? Aspetta, se non alzano la cornetta è un casino. Pronto? Samu. Oi, ciao. Sono Giulia. Giulia. Giulia, ciao. Allora, io penso che tu possa essere vicina alla soluzione, perché potrebbe essere un personaggio che tu, no, sicuramente, non è che solo tu conosci, però mi sa che tu lo conosci bene bene. Mi sai dire chi è secondo te? Marco Bocci. Marco Bocci, vediamo. Ma... No, è anche okay. Lui bello, non come Marco Bocci, però fa lo stesso lavoro. Dai, vi voglio aiutare, ok? Ok. Grazie, Giulia. Ciao. Ciao. Vedi che sta voce è un problema. Ora come facciamo? La devono indovinare, per forza. Oh, che può faccia? Darsi che resteremo sempre a questa voce. Eh sì, restiamo fino a dopodomani, così. Pronto? Pronto? Fai, parla. Sono Marica. Chi sei, Marica? Sì. Ciao Marica, come stai? Bene. Allora, hai visto che ho come conduttrice? Sì. Bravissima, hai visto? Ormai io tra un po' me ne andrò, tanto ho l'età per andare in pensione, quindi non c'è problema. Allora, Marica, secondo te... Ecco, guarda, il nostro regista prova. Vede, è cattivo il regista, vuole che io vado via e presenti tu e basta. Io me ne vado. Che facciamo? Io che faccio? Me ne vado. Ah sì? Ah, mi dice pure sì. Visto? Vedi, li fai entrare piccoli poi. Allora, Marica, secondo te di che personaggio stiamo parlando? Alessandro Preziosi. Alessandro Preziosi, vediamo. No. No, anche Nadia ha detto di no. No. Mi dispiace, ci sentiamo alla prossima, Marica, grazie. Ciao. Ciao. Allora, la possiamo risentire, regia? Grazie. Beh, ovviamente la risposta, come dire, quella ufficiale non è stata, come dire, positiva, ma non è stata neanche, non c'è stato neanche impedito di farlo il film. Così non ci sono stati dati aiuti da parte della polizia, ma non è stato neanche impedito di farlo. Io l'ho visto anche in presenza di persone che fanno questo mestiere e alla fine mi hanno detto: sembri uno di noi. Allora, c'è anche questo, ho sentito quello che diceva prima Maroni, c'è anche questo, ma il film non ha... Allora, vediamo un po' che ci vediamo. Pronto? Pronto? Ciao. Chi ciao sei? Ciao Samuele, sono Giulia. Ciao Giulia, ma Giulia quella che ciao, dico io? Ciao Nadia. Guarda che c'è, guarda che è. Chiedi, guarda sì. Che è. Chiedi? Ciao Nadia. Ciao. Ma tu la conosci questa persona? Sei mi sicura? Riconosci? Di vista? Allora, com'è? E chi com'è? Sono io? Ha detto di dirgli chi è. Chi è? Giulia, allora chi sei? Giustamente, mi stai dicendo Giulia sei. Giustamente, non è che... Certo. Sì. Allora, Giulia, come si sta comportando qua Nadia? Benissimo, guarda, benissimo. Cioè, non ci sono parole, eh? Io posso andare in pensione, giusto? Tanto... È una valida collaboratrice. Io voglio che te ne vai adesso. E se me ne vado adesso? Se ne vado adesso come fai poi tu, che non sei manco le soluzioni? Almeno fammi finire la puntata. Allora, secondo te, Giulia, di che personaggio stiamo parlando? Beppe Fiorello. Beppe Fiorello, vediamo. Beh, ovviamente la risposta... Beppe Fiorello, regia. Vediamo? No. No, Giulia, mi dispiace, non è ancora lui. È sicuramente un attore, sicuramente. Sicuramente avresti indovinato. La prossima volta, forse. Allora, ci sentiamo, Giulia. Ciao, bella, grazie. Allora, oh, questo personaggio è proprio difficile, mi sa, mannaggia, vediamo un po'. Pronto? Vabbè, continua. Dobbiamo per forza continuare, come facciamo? Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Sono Caterina Samuele da Bianco. Ciao Caterina, come stai? Bene, bene. Hai visto la mia valletta? Bellissima. È un fenomeno.
Ormai te l'ho detto io. Io mi mancavano 2 mesi per la pensione. Me ne vado in anticipato. C'è problema. Allora, Caterina. Di che personaggio stiamo parlando? Lorenzo Flaherty. Lorenzo Flaherty. Vediamo se è Lorenzo Flaherty. Ci dispiace, no? Non è, mannaggia. Sembrava, effettivamente anch'io l'ho detto, sembrava, ma non era lui, mannaggia. Caterina, ci sentiamo dopo. Va bene, ciao. Ciao. Mannaggia, questo personaggio, io non lo so come... Infatti, mi sembra che è nato dentro un club. Madonna, io non lo so cosa fare, non lo so dove è nato, però... Pronto? Pronto, chi è? Ciao, Samuele. Questa io la conosco, mi fai parlare a me questa? Dai, per favore, fammi parlare a me con lei. Dai, una sola volta, dai, per favore. E almeno una telefonata fammela fare. Dai, una sola. Allora, Mimma? Ciao, Samuele, complimenti per la valletta. È dolcissima, bellissima. Di che personaggio stiamo parlando? A lei non gliene frega niente, lei vuole solo il personaggio praticamente. Gli hai detto qualsiasi cosa, lei vuole sapere che è sto personaggio. Lei è professionista, ragazzi, cioè lei i complimenti non gliene frega niente. Lei vuole il personaggio, punto, e basta. Quindi, rigorosa, pum. Allora, scusami ma aspetta che mi imposto, eh. Ok, scusami ma di che personaggio stiamo parlando? Scusa. Pier Francesco Favino. Vediamo. Brava! Quella è un fenomeno. Quella non parlare, quella conosce tu pure la voce tua. Quella conosce pure la voce tua. Se tu parli tra 20 anni dirà: è la famosa Nadia di 20 anni fa. Lei meglio si ricorda tutto. Che io la conosco più di lei. No, ti posso garantire che è pericolosa. Non parlare troppo che sarà troppo voce. Troppo buono, Samuele. Sì, troppo buono. Sei un fenomeno, sei quello il problema. Allora, vinci naturalmente il gadget offerto. Ormai lo conoscono tranquillamente, sicuramente. Offerto dalla terza millennio. La voglia. Allora, Mima. Sì. Sì. Di che pagina stiamo parlando? Scusa, non ho sentito. Ho sentito che avevi una voce in sottofondo che è arrivata fino a qua. Allora, sì, sì. Di che pagina stiamo parlando? 168. 168. Io saprà. Vediamo. Non sappiamo noi, non sappiamo niente. Ci sentiamo dopo, Mimma. Ciao. Ciao, a dopo. Ciao! Hanno indovinato. Ma che facciamo? Andiamo avanti? Sì. Andiamo avanti. Meglio che io voglio un'altra ricetta. Un'altra ricetta vuoi? Le ricette ancora un po'. Allora sai che facciamo? Ci facciamo un altro paese, vai. Così sì. Oggi li abbuffiamo di paesi. Ecco qua. Allora, andiamo a vedere. Questo paese è un comune italiano di 1100 abitanti nella provincia di Cosenza. La prima parte del nome deriverebbe dal significato bottega del vasaio. La seconda parte invece significa luogo per la guardia. Questo posto confina con Aprigliano, Cellara, Mangone, Paterno Calabro e Piana Crati. Il patrono è San Giovanni Battista. Io lo conosco. L'artigianato. Lo sai che io sto morendo di freddo. Qua dentro è possibile, ci sono 3000 gradi. Allora, tra le attività più tradizionali e rinomate vi sono quelle artigianali, che si distinguono per l'arte del vimini, quindi è famosa per l'arte del vimini. Aspettiamo. Finalizzata alla realizzazione di cesti e l'arte del ferro battuto, finalizzata alla costruzione di zappe e campanacci per gli animali da pascolo. In questo posto è ben conosciuto l'ambiente della pastorizia calabrese e dell'Italia, tutto proprio per la costruzione di questi importanti e preziosi oggetti per gli animali da pascolo. Quindi è famosa perché costruiscono i famosi campanacci. Pronto? Delle mucche. Vediamo. Pronto? Chi sei? Pronto, Samuele, sono Franco. Franco, il nostro amico Franco. Allora, Franco è uno molto bravo coi paesi, eh? Ciao, Nadia. Di che paese stiamo parlando? Non gliene frega niente proprio. È un po' difficile a dirlo, comunque. Vai. Figline Vegliaturo. Figline Vegliaturo. Bravo!
Sei un fenomeno pure tu sui paesi. E infatti grazie. Il gioco finale lo fai tu normalmente. Grande Franco. Grazie a te. Grande, mio grande. Male. È stato bravissimo, che Franco. Quei paesi sono importanti. Ci scateniamo un po'. Ma è molto bravo Franco, quei paesi è veramente importante. Allora Franco, numero della pagina. 148 148 148. Allora aspetta, 148, 2 meno di prima. Ok. 148. Ok, grazie. Ci sentiamo dopo. Ok, grazie a te. Ciao. Ciao, ciao. Ok, allora. Ci sono 4. Allora, ci sono 4. Allora, vediamo un attimo perché abbiamo il puzzle VIP. Puzzle VIP, vai. Ecco. Mamma mia. Sono spaventato. Mamma, che brutto. Allora, di che personaggio stiamo parlando? Ma se ancora non... Non lo so, adesso vediamo. Sono 3 personaggi. Allora, aspetta. Sono 3 personaggi, 2 maschi e una donna. Allora, e 3 età, anzi, 2 età sono molto similari. Il primo e il secondo sono abbastanza familiari. Il terzo è un po' più giovane. Allora, fanno 3 attività, anzi, il primo fa un'attività completamente diversa. Gli altri 2 fanno un'attività molto similare. Allora, il primo personaggio è un personaggio molto famoso e fa un'attività molto redditizia, molto importante, diciamo, va. Il secondo personaggio non si vede più da molto tempo, è già da un po' che non la vedo in circolazione. Il terzo fa un lavoro un po' particolare, diciamo che fa, non lo so, vabbè, aveva un'attività, poi cioè lui sa fare, nato come un atleta, diciamo, però poi alla fine ha fatto un'altra cosa, perché lui faceva proprio un'attività a livello agonistico. Allora, vedete, vedi che sei difficile pure questa, mannaggia. Allora. Primo personaggio, 62-63 anni più o meno, conosciuto in tutto il mondo. Vediamo un po' chi c'è in linea, aspetta. Pronto, chi è? Sono Milena, zia Milena. Ciao! Ciao, amore! Zia Milena, è tua zia? Sì. Mannaggia, adesso gli parli tu però, vai, parli. Secondo te di che personaggi stiamo parlando? Allora, vediamo se indovino. Vai. Allora, Carlo Ancelotti. Sì. E Rita Bonaccorti. Sì. E Gianni Sperti. Gianni Sperti, vediamo. Brava, guarda zia Milena che ha vinto. È stata bravissima, guarda. Zia Milena, da dove mi chiami? Scusami. Da Rocella. Non lo so, amore, tu la conosci? Non la conosco. Non glielo devo chiedere, per forza. Ma lo devo chiedere a te, effettivamente. Allora, zia Milena, adesso ci darà un numero. Allora, zia Milena, ci sai dire il numero della pagina? 162. 162? Sì. Ok. Ma io sono sordo, ho un'età, capito? 162. Ok, 162. Ok, zia Milena, grazie. Ciao Nadia. Ciao. Allora, è stata bravissima zia, visto? Pum, 3 personaggi, to, uno dietro l'altro, l'ha beccati tutti. Adesso andiamo a vedere. La voce misteriosa. No, andiamo a vedere Rebus adesso. Il Rebus. Andiamo con Rebus. Qua c'è gente che è brava veramente. Io qua sono una schiappa totale. Non li capisco. E io qua sono un lampo. Sì, io qua, ma manco riesco a leggerli questi. Allora, frase da 7 e frase da 8. Allora, frase con una parte centrale che è il 5 marzo di Alessandro Manzoni, che noi sappiamo tutti non è una poesia, bensì è un'altra cosa. Quello. Finiamo. Sì, adesso tra un po' dobbiamo prima ancora sai quanti. Vediamo chi c'è in linea. Pronto, chi è? Pronto? Continua. Non si sa, non ci vuole dire chi è. Pronto? Pronto. Ciao, chi sei?
C'è un'amichetta di Nadia che la vorrebbe salutare, Sofia. C'è Sofia che ti vuole salutare. Pronto? Vediamo. Pronto? Pronto! Ciao! Qua è diventato indovina dove è Nadia. Ciao Sofì! Come stai? Bene! Ci sto vedendo in TV! Speriamo che tu verrai, non sai come sono venuta a fare in TV. Che? Non sai come ho fatto a venire in TV. No, se volete parlare tra di voi non è un problema, cioè io me ne posso anche andare, non è un problema. Ormai sono felice di questa bene, cosa. Ti voglio bene, Nadia? Eh? Ti voglio bene? Aspetta che ti vuole bene. Sì, saluti a mia Giorgia. Saluti. Sono Sofia. Ok, possiamo andare avanti? Possiamo andare avanti? Sì, okay, parla, scusa. Parla. Okay. Scusa. Scusa. Pronto? Ciao. Ciao. Allora, Sofia Napoli. Va bene. Mi passi mamma? Ciao. Ciao. Pronto? Ciao, ti voglio bene. Sì, amore, lo so, anche noi te ne vogliamo, però dovremmo andare avanti col programma. Gentilmente, ci passi la mamma? Ciao! Sì, ok. Ciao. Bene, tu? Va bene, mi passi la mamma, per favore? Nino, questo è un incanto. Lo so. Ah, sono via internet, regia, quindi o abbassa la telefonata, se no hanno ritardo e non riescono a capire quello che diciamo. Perché hanno il ritardo dell'internet. Pronto? Pronto? Ciao, chi sei? Sono Caterina. Ciao Caterina. Di che rebus stiamo parlando? Allora, modesto cantante. Ma Caterina da Bianco? Sì, sì. Ah, sei tu, scusa, non avevo ricordato. Sì, sì. Scusa. Bravissima comunque, eh? Effettivamente è modesto cantante. Ma scusami, ma stavi parlando con me? No, mia figlia. No, perché hai detto modesto cantante, mi hai guardato. Era indirizzato a me. No, ma certo, Samuele. Immaginavo che tu lo intendessi su di me, immaginavo io. Ok, grazie. Aspetta, devono dare il numero della pagina, non li congedare, aspetta. Allora, Caterina, il numero della pagina, vai. 174. Allora, 174. Ok. Sì. Perfetto, ci sentiamo dopo, grazie Caterina. Ciao. Ma almeno mandi un po' di pubblicità. Adesso, pubblicità, l'hai nominata. Senti un attimo cosa c'è ora. Sentiamo. Che è questo? Allora, avete sentito questo suono? Allora, da oggi in poi c'è un premio speciale. Sentite? Allora, chi indovina questa domanda otterrà un premio. Offerto, ve lo dico subito, eccolo qua. Allora, eccolo qui. Offerto dalla pasticceria Strati dei fratelli Trimboli, Corso della Repubblica Siderno 95, 0964 342 649. Tradizione ed esperienza si fondono in un mix di grande qualità e originalità per tutto quello che riguarda i dolci momenti del palato e dell'anima. Vi offre un buono sconto di €20 su tutti i prodotti in esposizione. Ma il mio quindi funziona. Sì, lo dici tu, funziona, funziona, ti sento, un altro che non funziona. Allora, chi indovina questa domanda, offerto dalla pasticceria Strati, potrà andare lì e dovrà aspettate, prima devo far partire la domanda. Non fate furbi. Non fate furbi, che prima devi finire di parlare. Brava, diglielo. Quindi non fate i furbi. Ecco, prima ascoltiamo che cos'è, poi la prima telefonata che indovina vince il buono di €20 da utilizzare presso la pasticceria Strati. Sentiamo la canzone misteriosa. Sono
Ai 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 ai, vediamo un po'. Pronto? Pronto, chi è? Ciao Samuel, sono Giulia. Ah, Giulia, Giulia è la nostra amica. Allora Giulia. Ciao Giulia, di ciao. Che canzone ciao, stiamo Nadia. Parlando? Su di noi Pupo. Su di noi Pupo. Respirando lo stesso brava. Momento per fare l'amore qua là. Bravissima Giulia, hai vinto il premio. Bravissima Giulia. Allora Giulia, vinci un buono da 20 euro da poter utilizzare presso la pasticceria Strati di Sidarno dei Fratelli Triboli, Corso della Repubblica Sidarno 95 0964 342 649. Allora Giulia, stai in linea, dai il numero telefonico al regista, poi ti richiamerò per farti avere il buono, va bene? Grazie. Però puoi sempre concorrere anche per la vittoria finale del premio dei 100 euro di sconto. Regia, se mi abbassi gentilmente su di noi, gentilmente, perché ce l'abbiamo sparata nelle orecchie, quindi. Ok. Ok. Io ce l'ho già tappate allora. Ecco appunto, anche noi, dopo di questa canzone pure io. Allora, mi dici il numero della pagina, Giulia? Quante sono tutte le pagine del libro? Non te lo posso dire. 120. Allora, ascolta, stai un attimo in linea, ti daranno sì. un numero telefonico, dovrai dare, scusami, tu il tuo numero telefonico, poi ti richiamerò io per farti avere il buono, va bene? Va bene. Grazie va Giulia. Bene. Grazie, ciao. Allora, è stata molto brava Giulia. Infatti, era una cosa molto difficile. Era una cosa molto difficile, anche perché è una canzone al contrario. Quindi essendo una canzone al contrario è molto più difficile rispetto a quando... Vuoi avvicinare? Vuoi essere più avvicinata? O come? No? Andiamo. Perfetto. Più di così sei proprio appiccicata. Ok. Ok. Allora, cosa dobbiamo fare? Ricordare un paio di cose. Allora, innanzitutto ricordatevi che il prossimo appuntamento con me sarà giovedì alle ore 14:30. Giovedì alle ore 14:30 saremo col pomeridiano, quindi la settimana prossima non andiamo col serale, andiamo solo col pomeridiano e facciamo giovedì e sabato. Torneremo poi la settimana ancora dopo per, cosa hai visto? Ah no, niente. Per il serale, che sarà il primo della prima giornata, martedì 19. Allora, mi urge ringraziare, aspetta. Allora, ringrazio la Terzo Millennio di Mimmo Guttà. Informiamo i clienti che la nuova offerta comprende la vendita di tutte le giacche invernali uomo a euro 49,90 fino esaurimento delle scorte. Ricordiamo il Terzo Millennio di Mimmo Guttà, abbigliamento uomo, Corso Garibaldi 218 Siderno, dove troverete abiti per cerimonia sposo, calzature, accessori, maglieria, camiceria, ginseria, giacconi, giubbotti e tutto quello che riguarda la moda uomo. Telefono 0964 384 037, mail millennioguttà@tiscali.it. Ok, allora, dopo aver ringraziato sia la Terzo Millennio che la pasticceria Strati per il premio che ci ha voluto elargire, andiamo a vedere la prossima ricetta. Siamo prossimi alla fine, ci siamo quasi. Andiamo? Ok, ma che cos'è sta cosa? Secondo me me la mangio io. Ma questa è una cosa strana. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ingredienti. È un piatto, diciamo che, come voi vedete, è un secondo piatto. Bisogna capire il tipo di piatto. Sono 10 ingredienti abbastanza facili, abbastanza. Diciamo che noi voi quel piatto diciamo, quel piatto viene suddiviso in diverse porzioni. Quindi non lo vedete nella sua completezza. Pronto. Vediamo che ciao Giada, sono Giulia. Ciao Giulia! Cioè praticamente a me non mi calcolano più proprio. Nadia, scusami, perdonami. Hai visto? Cioè, hai visto? Ha detto, ti ha salutato da te, a me non mi ha manco calcolato, ormai io non ci sono più. Cioè, vado direttamente a te. Allora, ok, posso?
Oh, ciao, Samuele. Oh, ciao, ciao, Giulia, ciao. Tutto a posto? No, no, scusate se vi interrompo tra voi donne, naturalmente. Di che pasta stiamo parlando? Non è una pasta, è una ricetta. Non si sa, non è una pasta. Allora, secondo te, Giulia, di che di secondo stiamo parlando? Quello è il pollo alle mandorle. È il pollo alle mandorle, ha ragione. Ok, ok, effettivamente è il pollo alle mandorle, brava. Allora, Giulia, vai con gli ingredienti. Vai, ok. Vai. Pollo. Sì. Sale. Sì. Olio. Sì. Mandorle. Certo. Cipolla. Sì. Farina. Sì. Quanti manca? 1, 2, 3, 4. Aglio. Sì. Salsa di soia. Sì. Acqua. Sì. Zenzero. E zenzero, vediamo cosa dice il nostro regista. Vediamolo. Non ce lo fa a partire, dai. Ok. Brava Giulia. Grazie. Bravissima. Ha indovinato, visto Giulia? Due. Due ne ha indovinato. Adesso, adesso chi la sente? Assoverato farà, girerà con la macchina strombazzando. Che ha vinto lo scudetto. Potrebbe essere quella che guida l'ambulanza. Quella che guida l'ambulanza? No, quella già ce l'abbiamo, lascia stare. Allora, allora Giulia, naturalmente vinci l'ennesimo gadget, inutile dirti cosa. Allora, il numero della pagina? 170. 170. 170. 170. Ok, segnato, grazie. Ciao. Ciao. Ciao Giulia. Allora, ultima domanda di oggi. Andiamo a sentire la voce misteriosa. Ancora non è arrivata manco la voce, come fanno? I cittadini collaborano con le amministrazioni, anche in Italia i cittadini collaborano con le amministrazioni per prendersi cura della loro città, forse altro anche per spazzare il marciapiede fuori dal proprio palazzo, e lo fanno tutti i cittadini. Puoi aumentare leggermente l'audio, regia, grazie. Sentiamo. In tutte le città del mondo i cittadini collaborano con le amministrazioni, anche in Italia i cittadini collaborano con le amministrazioni per prendersi cura della loro città, non fosse altro anche per spazzare il marciapiede fuori dal proprio palazzo, e lo fanno tutti i cittadini. Vediamo un po' chi c'è. Pronto, chi è? Pronto, sono Milena. Ciao! Di nuovo. Ciao. Ormai la zia è diventata di casa ormai. Adesso, poi la prossima volta viene con pure la, tu stai a casa e viene la zia praticamente. Posso salutare Greta? Sì, amore, salutala. Ciao Nadia. Ciao Greta. Tutta la famiglia, è grande la tua famiglia. È a posto, siamo. Se devono chiamare tutti. Allora allora mi secondo te che voce stiamo parlando? Dovrebbe essere la sindaca Raggi, Virginia Raggi. Virginia Raggi, vediamo. Brava! Grande, 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 grande. È diventato un fenomeno. È un fenomeno pure lei. Tu guarda, è familiare, è una cosa familiare. Allora, Milena, mi sai dire il numero della pagina? Pro 184. 184, ok, grazie. Ciao. Ciao. Ok, è stata una bella puntata, abbiamo finito con le domande, adesso dobbiamo andare a vedere chi è che si è avvicinato di più. E devo chiamare... Lo tolgo. No, che ancora lo tolgo? Te lo diciamo noi quando togli. Quello lo togliamo alla fine. Questo qua te lo porti a casa. No, scherzo, no, te lo dai a togliere. Allora, le domande sono finite. Allora, andiamo. Prima di dirvi chi ha indovinato la pagina, voi è andato molto vicino. Devo prima ringraziare il nostro editore Giuseppe Mazzaferro, che ci permette naturalmente tutto questo che voi vedete, ci ha permesso anche Nadia, l'avete visto, poi il nostro regista, il mitico, tu l'hai visto, Antonio Riggio, che ha 146
146 anni, vedi, lo dice pure Nadia che l'ha visto. Dopodiché ringrazio gli sponsor, ringrazio la Terzo Millennio di Mimmo Guttà, dove troverete l'offerta di tutte le giacche invernali uomo a euro 49,90 fine esaurimento delle scorte. Ricordiamo Terzo Millennio di Mimmo Guttà, abbigliamento uomo Corso Garibaldi 218 Siderno, dove troverete abiti per cerimonia sposo, calzature, accessori, maglieria, camiceria, ginseria, giacconi, giubbotti e tutto quello che riguarda la moda uomo. Telefono 0964 384 037 e l'email è millennioguttà@tiscali.it. E inoltre ringrazio anche la pasticceria Strati dei fratelli Tri Corso della Repubblica. Intanto qua Nadia mi sta tirando la giacca, così tra un po' me la fatti arrivare lì sotto. Allora, la pasticceria Strati dei fratelli Trimboli, Corso della Repubblica Siderno 95 0964 342 649. Tradizione ed esperienza si fondono in un mix di grande qualità e originalità per tutto quello che riguarda i dolci e momenti del palato e dell'anima. Vi offre, come abbiamo detto, un buono sconto che hanno già vinto di 20 euro su tutti i prodotti in esposizione. Vuoi la mia giacca? Ok, allora, aspetta che comunque è quasi finito. Allora, andiamo a vedere chi ha vinto, o che è andato molto vicino a vincere, il buono da euro 100 su tutta la merce in esposizione dal Terzo Millennio di Mimmo Guttà. Allora, chiedo gentilmente che mi chiami la mia amica Giada da Bovalino. Non da Bovalino, da Bianco, che dico da Bovalino, scusate. Giada da Bianco, scusate, ho sbagliato il paese, ma non vi preoccupate. Allora, Giada da Bianco? O mi chiama Giada o mi chiama uno dei suoi parenti, non lo so adesso vi. Però è arrivata subito la telefonata, visto? Pronto? Pronto! Bianco, sono Giada. Ciao tesoro, come stai? Bene. Allora, Giada, tu hai dato, tu e la nonna, avete dato due numeri, avete dato il 142 e il 168, ok? Allora, giusto, il 142 me l'hai dato proprio tu. Giusto? Ok, perfetto. Allora, noi andiamo a prenderci il 142. La pagina è sempre questa. Allora, giriamo. La pagina è questa, che sto coprendo, vedete? Quello che sto coprendo, il... Ok, vediamo, regista. Si avvicina, si sta avvicinando con la telecamera, vediamo. Tu hai detto 142. Vediamo. Sta inquadrando perché è molto piccolo il numero, quindi lo sta cercando di mettere a fuoco il più possibile per farvelo vedere da casa in maniera migliore. Eccolo qua. Allora, aspetta. Ok. 140. 144. Mamma mia, per una pagina, mamma mia. Lo so che in questo momento qualcuno mi odierà a morte, però non l'ho, cioè, non l'ho fatto apposta, io l'ho solo aperto. Tu eri qua, Nadia, non ho fatto niente. Cioè, quando ha detto 142 mi sono sentito, oh, qua, una faccia strana. Giada, sei stata bravissima, sei andata vicinissima, per una pagina, perché una pagina proprio. Grazie. Grazie a te, Giada. Ci sentiamo alla prossima, un bacio grande. Ciao. Ciao. Mannaggia, per una pagina. Lei ha detto 142 e il numero era 144. Ma ora deve venire mia zia. Non lo so. Allora, io vi devo ringraziare e lascio, prima che vi saluti, la mia... Devo ringraziarti, Nadia, grazie per essere venuta qua, per aver fatto... mi hai fatto un regalo grandissimo. Sei stata bravissima, sei stata bellissima, sei bellissima naturalmente, sei stata bravissima, una conduttrice. Tra un paio di anni verrai qua e farai un programma tutto tuo, te lo posso garantire. Un programma tipo di cartoni animati, che ne dici? Ti andrebbe? Va bene. Allora...
Saluta chi vuoi a casa, dai, chi vuoi salutare? Saluto mia zia Milena e tutta la mia famiglia. Ma qualcuno in particolare? Zia Milena? Tutti. Tutti, tutti. Non vuole fare preziosismi. Brava, ok. Allora, noi ci vediamo giovedì prossimo, ricordatevi, pomeriggio, ore 14.30, ma attenzione, giovedì ci sarà una sorpresa, ma grande, più grande di lei. Alla prossima, ciao!